capito bene, non sentono, non parlano, non vedono. Benissimo. No, chi ha cercato di regolare i flussi migratori anche del Partito Democratico, mi ricordo la politica dell'allora ministro Marco Minniti, che fece registrare in un anno meno 70% di sbarchi, e non con la bacchetta magica, ma perché anche i messaggi e le politiche che un governo fa incidono anche sulla propensione dei trafficanti di premere sul confine italiano, fu, mi ricordo, Minniti, contrastato proprio da esponenti del suo partito. Allora poi non stupiamoci se la destra populista di Salvini è arrivata alle percentuali alle quali è arrivata, mentre il partito di Maiorino è messo come è messo, perché gente che ha comprato con i soldi di una vita una casa in un quartiere periferico di una città, e che non ha la possibilità da un giorno all'altro di cambiare la propria residenza, si è trovata in questi ultimi anni a convivere con la presenza fisica visibile di immigrati che, essendo in un limbo di illegalità, non avendo una professione ma trovandosi spesso oggetto della criminalità, dello spaccio di droga, della prostituzione, creano disordine e insicurezza nelle piazze e nelle periferie italiane. Allora, Maiorino mi guarda come se io stessi raccontando qualcosa di vada a farsi in giro nelle periferie, forse non ci vada troppo tempo, Maiorino.